spalle e va a schiarire le ombre dalla parte opposta, va posizionato grosso modo così, più o meno, si possono fare delle prove, e va a schiarire le ombre. Questo ha la possibilità di avere una superficie, un'altra volta quando si apre una superficie. Guardate, sembra un mago, sembra un mago. Questo spunto dalle motivazioni. Allora, è possibile usare una superficie bianca oppure una superficie dorata. La superficie dorata va molto bene all'aperto, che simula la bronzatura, insomma, dà un effetto di caldo, è veramente gradevole. Posso ottenere una luce diffusa con l'ombrello, ma posso ottenere una luce diffusa anche facendo così. Sparo il flash qui, questa me la riflette e no, non sparo niente con questo sistema. Oppure se non ho posso fare così, ecco, sparando la luce qui. A lui arriva da un'ampia superficie, non è la luce sorgente puntiforme. Quindi anche questo è un altro sistema. Se voglio un effetto più caldo, la stessa luce bianca mi diventa una luce più calda se io sparo il flash qui. Se ho bisogno di illuminare in modo diverso i soggetti da fotografare, posso mettere delle gelatine, delle carte colorate, delle pergamene, una spottina di cielo far colorata qui davanti, e ottengo degli effetti di colore anche se io parto da una sorgente luminosa, lo ripeterò per l'ennesima volta, a 5500 gradi Kelvin.